Ciao amici di tuttomercatinidinatale.it, siamo in diretta da Levico Terme in Trentino e vi porteremo alla scoperta del bellissimo presepe vivente del mercatino di Levico. Come vedete sono vestita anch'io da pastorella per l'occasione e ora vi mostreremo quello che le associazioni di Levico Terme hanno creato in questi mesi per regalarvi un Natale molto molto speciale. Se vi piace la diretta, siete nei dintorni e volete venirci a trovare, il 26 dicembre si replica. Maria, potete trovare le informazioni sul nostro sito visitlevicoterme.it. Ora venite alla scoperta del villaggio della Natività al mercatino di Levico. Vedrai che tra poco troveremo un posto per passare la notte. Vengo? Non sento più le gambe e non ho più la forza. Aggrappati a me, ti aiuterò io. Abbi fiducia. Stringi i denti. Ecco, in cima al paese forse troveremo un riparo. E così, in diretta dal mercatino di Levico per il presepe vivente. Nella notte fredda, tutto era silenzio. Anche il vento non faceva rumore. Guardate la ricostruzione degli antichi mestieri. E le stelle brillavano in cielo, osservando quei due personaggi, passo dopo passo. Ma sostenendosi l'un l'altro alla ricerca di un riparo di fortuna. Ecco qua, guardate, proprio un villaggio vero e proprio, con gli antichi mestieri e i pastori al mercatino di Natale di Levico. Consolati, Maria, del tuo pellegrinare. Siamo giunti. Ecco Betlemme, ornata di trofei. Presso quell'osteria potremo riposare, che troppo stanco sono e troppo stanca sei. Il campanile. Guardate che bel villaggio che abbiamo creato al mercatino di Natale di Levico per il presepe vivente, in diretta per voi di amici tutto mercatinidinatale.it. Avete un po' di posto? E voi del cavalcheggio? Un posto, un po' di posto per me e per Giuseppe. Signori, ce ne duole, è notte di prodigio, sono troppi forestieri, le stanze o piene tempo. Ecco i figuranti, i protagonisti, Maria e Giuseppe, i protagonisti del nostro presepe vivente qui a Levico. Il campanile scocca lentamente le sette. Oste del Moro, avete un rifugio per noi? Mia moglie più non regge ed io sono così rotto. Tutto l'albergo pieno, soppalchi e ballatoi. Tentate al Cervo Bianco quell'osteria più sotto. Il campanile scocca lentamente le otto. Voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno avete per dormire? Non ci mandate altrove. S'attende la cometa, tutto l'albergo pieno d'astronomi e di dotti, qui giunti da ogni dove. Il campanile scocca lentamente le nove.
Stessa dei tre merli, pietà d'una sorella, pensate in quale stato e quanta strada qui. Qua di nuovo dal mercatino di Natale di Levica per il presepe di Elsie. Ora andremo a curiosare proprio all'interno del villaggio. Scocca lentamente le 10. Guardate che grande il villaggio. Il villaggio della Natività, il mercatino di Natale di Levico Terme. Siamo in Trentino in diretta per voi di tutto Mercatini di Natale e ora vi porteremo a scoprire il villaggio con tutti gli antichi mestieri, così potrete vedere da vicino proprio la ricostruzione delle origini del Natale, della storia del Natale, della Natività. Se volete vederlo di persona, vi aspettiamo anche il 26 dicembre. Il 26 dicembre ricreeremo nuovamente il presepe vivente, così potete venirci a trovare a Levico per vivere queste emozioni del Natale proprio da vicino. Venite che andiamo a vedere il villaggio. La grotta andrà bene per noi. Domani te le rida. Guardate da qua, da un'altra angolatura. Maria, eccoci qua. Già trascolora, divinamente affranta. Il campanile. Vi facciamo vedere anche dietro le quinte di questo presepe vivente al mercatino di Natale di Levico. Andiamo alla scoperta del villaggio della Natività. Per fortuna sono vestita anch'io da pastorella. Guardate che belle atmosfere del Natale, proprio la semplicità del Natale. E seguiamo Maria. Questa bellissima capanna creata dagli artigiani di Levico. Andiamo a curiosare un pochino. Astro del cielo. Tutti gli angoli di questo bellissimo villaggio al mercatino di Natale di Levico con il presepe vivente. Guardate qua i nostri figuranti. Tu che angeli, che voci annunciare, luce, si scaldano al calore del fuoco. Pace in fondi del cuore. Guardate qua anche gli animali della fattoria, abbiamo le caprette. In diretta dal presepe vivente di Levico Terme.
andiamo a scoprire gli antichi mestieri, vediamo un po'. Gli antichi mestieri in diretta dal presepe vivente di Levico. Siamo in diretta e qua abbiamo l'arrotino. L'arrotino. Ah. L'arrotino non poteva mancare nel nostro villaggio del presepe vivente di Levico. Per cortesia. Sì, aspettate. Guardate qua un altro piccolo pastorello. Se vi siete amici o indifferenti, non sprangate l'uscio di casa, perché egli arriverà comunque. Abbiamo altri antichi mestieri per la nostra diretta. Cosa abbiamo qui? Dal grimaldello di velluto. Un attrezzo per tagliare la legna. Ok. Riuscirete a fermarlo. Un falegname, quindi, come il nostro Giuseppe, che si è posizionato nella grotta di Natività, della Natività lì in fondo. Guardate che bello questo villaggio, il mercatino di Natale di Levico, il presepe vivente. Ricordiamo che il 26 di dicembre si replica. Da soli, di nutrirci da soli, di correre da soli. Vieni, Signore, abbiamo un posto anche per te. Un altro focolare col paiolo. Notte, ma nel nostro cuore è sempre notte. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni sempre. Torniamo dal nostro arrotino. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo. Ecco qua altri figuranti del nostro presepe vivente a Levico, anche delle piccole pastorelle. Ah, guardate qua. Altri figuranti alle prese con la merenda del pastore al mercatino di Natale di Levico. Già si mangia di buono qua, un po' di lucanica. Allora assaggerò per voi del formaggio. Vieni sempre, Signore. Abbiamo trovato un altro pastore al nostro mercatino. Nella notte pochi rumori si alzano. Tutto e Maria e Giuseppe attesa, nella grotta della Natività, in contemplazione, al presepe vivente di Levico Terme. Qualcosa di grande sta per accadere, ma il mondo non riesce a zittirsi, pertanto non riesce a sentire il sublime e dolce suono del silenzio. La notte col suo mantello nero copre il mondo, con la sua miseria e con le sue malvagità. Villaggio del nostro presepe vivente a Levico, una nuova alba risorgerà, che replicheremo per voi il 26 dicembre, quindi se non sapete ancora cosa fare durante i prossimi giorni di vacanza, vi aspettiamo a Levico Terme in Trentino. Sul nostro sito visitlevicoterme.it potete trovare le informazioni per raggiungerci. Nessun rumore. Tutto è quieto nella notte. Guardate che bel fuoco. I presepi. Che bella atmosfera che si respira tra i figuranti. Siamo in diretta. Abbiamo trovato un'altra pastorella. La nostra pastorella Bruna. Saluta gli amici di Mercatini di Natale. I bambini sognano slitte volanti, cariche di colorati pensieri.
Gli anziani attendono. Una campana che presto darà un nuovo ricordo e un sorriso. E qua ancora antichi mestieri al nostro presente vivente. Una nuova. L'antico mestiere del materassaio. Materassaio, guardate qua la lana, la cardatura della lana tra i figuranti del presepe vivente alle Levico Terme. Sai dar la gioia no di mo ancora antichi mestieri per la nostra diretta al presepe vivente di Levico. Abbiamo il calzolaio, il calzolaio, quindi vedete, intento a replicare gli antichi mestieri qui al nostro antichi però ancora attuali. Se noi andiamo a Londra o andiamo in certi paesi dell'est, sono famosissimi, ci sono dei famosi calzolai che lavorano per persone molto 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 agiate e ricche. Anzi, diciamo che questo tipo di lavoro, ormai da fare la scarpa su misura, è aperto solamente a un certo ceto sociale. Perché sono costi veramente alti. E quindi è bello vederlo qua replicato come si faceva una volta per il mercatino, appunto il presepe vivente. Buon Natale a tutti. Guardate qua gli attrezzi proprio del mestiere. Just like the ones I used to know. Sono tutti attrezzi, le pinze, le varie pinze che servono per mettere le scarpe e montarle sulla tomaia, sulla forma. Ok. Invece la scarpa fatta così, cucita la prima volta, qui ci sono le tomaie, le forme sulle quali vanno messe le tomaie. Dopo avremo praticamente una prima scarpa così, una seconda scarpa con le cuoio sotto. Vedete come vengono replicati fedelmente proprio gli antichi mestieri qua al presepe vivente. Molto molto interessante, grazie. Sentite qua il nostro asinello che raglia. Andiamo a vedere. Guardiamo qua chi abbiamo tra i visitatori. Ciao, da dove venite? Siete venuti per il presepe vivente? Da dove sei venuto? Da Milano, che bello. Ti piacciono i mercatini di Levico? Sì? Più bello. Consiglio a tutti di tornarci, vero? Sai che c'è di nuovo il presepe vivente il 26 di dicembre. Oh oh, mi sa che è nato il nostro bambino Gesù al presepe vivente qui a Levico. Non c'era stato posto in altra dimora. È arrivato il momento proprio della nascita di Gesù. Nella notte scura un bagliore squarcia il cielo. È la luce del bambinello che illumina il mondo. Un vagito qua i piccoli pastori che vanno silenzio della notte a vedere il momento della nascita. E ora stirpe di angeli cantano lodi al Signore. Eccoli tutti con l'anima sospesa davanti alla grotta, in trepidante attesa di adorare il Figlio di Dio, che nasce con le sembianze di un bel bambino in fasce. Giuseppe, il falegname, esempio di bontà, sarà certamente il più bravo dei papà. Lo custodirà come un grande tesoro, lo crescerà e gli insegnerà anche un lavoro. Guardate Maria, che bella la sorridente capanna della natività qui al presepe vivente l'aspetta. Del mercatino di Levico. Ora tace, fatta proprio dagli artigiani di Levico Terme. Mormorio, coccola il suo bimbo, il Figlio di Dio.
torniamo a esplorare il villaggio della Natività qua al mercatino di Natale di Levico per il nostro bel presepe vivente. Abbiamo ancora un pastore. Abbiamo altri antichi mestieri qua. Andiamo a scoprire altri antichi mestieri per la nostra diretta. Chi c'è qua? Le lavandaie. Non potevano mancare al villaggio della Natività, del presepe vivente di Levico, anche le nostre lavandaie. Un attimo il cielo e vieni a giocare con altri antichi mestieri. Troviamo per la nostra diretta il mestiere del fabbro. Il fabbro, giustamente, con l'incudine nel martello. Però vedrai, però, guardate i piccoli pastorelli come si divertono in questo bel villaggio al mercatino di Natale per il presepe vivente di Levico Terme in Trentino. I nostri figuranti si scaldano. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Andiamo a vedere cosa si mangia al focolare. La gioia. Hai aumentato dei nostri figuranti del presepe vivente di Levico in Trentino. Come si gioisce quando si miete. Giustamente siamo in Trentino e quindi i nostri figuranti arrostiscono lucaniche. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Maria. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome. Andiamo qua al nostro pastore Werner. Consigliere mirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli, accarezza il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Andiamo a guardare Sei la nostra tu, bella capanna della Natività di Betlemme. Che ci salvi, liberandoci dal peccato. Sei tu il vero e unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. In quella stessa regione c'erano dei pastori. Torniamo a vedere una panoramica del villaggio. E di notte facevano la e vi aspettiamo il 26 di dicembre per rivivere queste belle emozioni. Ora, un Natale molto semplice, come potete vedere, quello che è stato ricreato a Levico Terme per questo bellissimo presepe vivente al mercatino di Natale. Che furono presi da grande timore. Non temete così. Ecco, vi annuncio una grande gioia.
che sarà quella di tutti i popoli. Oggi nella città di David è nato a voi un Salvatore, che è il Messia Signore. E questo vi altri antichi mestieri. Ah, queste sono le scandole, vero? Le scandole. Gli antichi tetti del Trentino. Siamo in diretta, così ci racconta un po'. Gloria a Dio negli altissimi cieli e pace in terra agli uomini. I pezzi di larice che si tagliavano. Adesso è finita la lunga vigilia di attesa. Ecco la stella, sopra, la cometa luminosa lassù, alla quale allora tutti guardano, che traccia la strada, quindi, da come erano una volta i tetti. I primi tetti, appunto. Quindi le tradizioni trentine al nostro bel presepe vivente di Levico Terme. Colpito al cuore da quel vagito. E qui gli attrezzi d'amore del mestiere. Tutti danno quello che hanno, frutto del loro lavoro. Pastori, artigiani, semplici popolari, tutti davanti al nuovo re, tutti in silenziosa adorazione. Tutto è senza un perché, ma il cuore traccia la strada e la voglia di amore accende la notte, per poi illuminare la vita di ognuno di noi, anche senza un perché apparente. Di nuovo una panoramica sul nostro materassaio che sta carnando la lana. Con i pastori, che vedete proprio la bellezza di questo villaggio, tutti i pastori che condividono i prodotti, sapori e saperi. Una folla di popolo si accalca presso la rupe, albeggiava, apparivano i tronchi dei cibi, e a loro: chi siete? Domandò Maria. Noi, stirpe di pastori, l'osteria del presepe vivente, e sullo sfondo la capanna della Natività, sempre in diretta da Levico Terme in Trentino. L'abbiamo detto già tante volte, ma lo ricordiamo perché così potrete partecipare da vicino. Il 26 dicembre vi aspettiamo a Levico per la replica, diciamo, per riproporre di nuovo il presepe vivente. Si parte dalle 4 dal centro di Levico. Se volete potete anche partecipare in abiti da pastore, come vedete anch'io mi sono vestita da pastorella per l'occasione. Quindi se volete entrare anche voi a far parte di questo bel villaggio il 26, venite appunto in abiti a tema e potrete vivere questa magia, queste emozioni, la semplicità del Natale da vicino, proprio di persona, da protagonisti. Andiamo a vedere il fabbro al lavoro. Abbiamo anche la stella cometa.
figuranti si riuniscono davanti alla capanna della Natività per l'adorazione proprio del Bambino Gesù. Abbiamo qua. Qua tutto il villaggio, tutti i figuranti in adorazione del bimbo Gesù, bambino Gesù. I figuranti vogliono essere fotografati perché la pace, questo bellissimo presepe vivente che vedete, che vide la guerra, è stato creato grazie alla collaborazione di tutte le associazioni di Levico Terme. L'amore guardò in basso. Tutta la comunità, proprio tutta la cittadina di Levico si è unita per ricreare questo bellissimo presepe. La luce guardò in basso e vide il buio. Là voglio andare, disse la luce. Così apparve la luce e risplendette. Così apparve la pace e offrì riposo. Così apparve l'amore e portò vite. Qua i nostri pastori continuano a grigliare, a arrostire lucaniche da bravi figuranti trentini. Non possiamo farci mancare i sapori. Dopo un lungo viaggio pieno di disagi, giungono fino a Betlemme alcuni magi. Sono pagani, ma il segno che hanno visto nel cielo gli ha rivelato la gloria di Cristo. Dall'emozione il loro cuore saltella nel petto. Quando stanchi e perplessi vedono la stella fermarsi sopra una piccola grotta, mentre il coro celeste ripete: ovviamente, Osanna! Come ogni presepe che si rispetti, sono arrivati anche i re magi. Davanti al re dell'universo. Colui che è nato, ora bimbo, è re, sacerdote e profeta. Gli offrono dei doni con anima lieta, tre scrigni con un valore immenso, colmi al loro interno di oro, mirra e incenso. Tutti lodano il piccolo in fasce, anche i potenti non hanno parole. E sono a terra semplicemente e umanamente in segno di devoto rispetto. Non c'è potere che sovrasta l'amore di Dio, non c'è amore che possa disturbare quel vagito che si perde nel mondo, ma diventa il simbolo di una storia infinita. È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti. Guardate che bello. C'è una bellissima atmosfera qua al villaggio della Natività e vi invitiamo veramente a viverla di persona. È Natale ogni volta che speri con quelli che vi sperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere, per donarlo agli altri.
Aspettiamo l'arrivo dei re magi al presepe vivente di Levico. Ed eccoci qui, con gli occhi che luccicano davanti ad un presepe, dove le luci e i suoni riconducono al silenzio e alla riflessione. Un presepe grande, dove le statuine si muovono riproducendo al massimo la realtà della vita. Un presepe dove si sente il respiro dell'umanità. Questa volta però le statuine non sono di gesso o di cartapesta, ma semplici persone che insieme vivono con i loro sentimenti di esseri umani. Caratteri diversi, volti diversi, ma un unico cuore che insieme, semplicemente, hanno regalato un attimo di pace e di unione come tanti bambini che con gli occhi luccicanti guardano e ascoltano strabiliati questo grande e meraviglioso favola di vita. La nascita di Gesù bambino. Semplicemente grazie a tutti. Eccoci qua, chiudiamo la diretta e vi aspettiamo per rivivere queste belle emozioni di persona per lunedì 26 dicembre. Intanto vi auguriamo buone feste e buon Natale da Levico Terme. Ricordiamo che i mercatini sono aperti fino al 6 gennaio, appunto dalle 10 di mattina alle 7 di sera, quindi venite a vivere queste belle emozioni, questa bellissima magia del Natale. Grazie per essere stati con noi e a presto. Trovate più informazioni sul nostro sito visitlevicoterme.it e potete seguirci anche sulla pagina Facebook. Buone feste a tutti da Levico!